Torneranno a casa e in sicurezza dopo quasi un anno. Da quella frana che il 13 marzo dello scorso anno aveva portato all'evacuazione di 8 famiglie a Santo Stefano di Moriano. Oggi infatti sono terminati i lavori per la messa in sicurezza del movimento franoso, un lavoro lungo e complicato che il comune si è accollato sostituendosi al proprietario privato per poter agire in somma urgenza. Nel dettaglio, i tecnici hanno prima provveduto alla realizzazione della barriera paramassi e di altre opere necessarie alla messa in sicurezza delle abitazioni. Successivamente si è lavorato su massi e detriti instabili sul versante e all'esecuzione delle opere di protezione dell'area del movimento franoso. Quindi si è provveduto alla costruzione di una barriera paramassi a protezione delle abitazioni evacuate. L'importo dei lavori è di poco superiore ai 100.000 euro e ora Palazzo Orsetti provvederà all'addebito delle spese nei confronti del proprietario che non ha ottemperato a una specifica ordinanza a firma del sindaco per la messa in sicurezza. L'impegno del comune, amministrazione e uffici, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Francesca Pierotti, è stato intenso in questi ultimi mesi per terminare gli interventi di messa in sicurezza nel più breve tempo possibile. Attraverso questi interventi è stato possibile ripristinare il versante franoso che aveva costretto, in un primo tempo, le famiglie a lasciare la propria abitazione per la loro incolumità.